Benvenuti su Ultimissima. Nonostante il passare degli anni, il ricordo di ciò che è avvenuto a Sara Scazzi rimane impresso. Un'atroce vicenda consumata da individui in cui ella riponeva fiducia, persone a cui voleva bene e che, secondo la stessa Sara innocente, non avrebbero mai potuto causarle danno. Un tragico annuncio su questo caso ha sconvolto tutti. Ma prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Per l'omicidio volontario, la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano sono state condannate all'ergastolo, mentre lo zio Michele Misseri è stato sentenziato a 8 anni di reclusione per occultamento di cadavere e manipolazione delle prove correlate al delitto, che rimarrà nella memoria delle cronache italiane come il caso di Avetrana. È un vero peccato che una persona che ha dedicato tutto se stesso al caso della piccola Sara, e non solo, ci abbia lasciato. Con 4 decenni di dedizione nella magistratura, in cui si è distinto come simbolo della giustizia ambientale e come punto di riferimento per i pubblici ministeri della Puglia, un eminente protagonista ha lasciato questo mondo per sempre. Stiamo parlando di Franco Sebastio, l'ex procuratore capo della Repubblica di Taranto, la cui vita si è conclusa all'età di 80 anni. Secondo quanto emerso dopo la sua morte, Sebastio combatteva una malattia da diverso tempo, ma solo poche persone di sua fiducia erano a conoscenza di questa sua condizione. È risaputo che Sebastio si occupò del caso dell'omicidio di Sara Scazzi, la giovane di 15 anni di Avetrana assassinata il 26 agosto 2010. Salì al rango di procuratore aggiunto e poi procuratore nel 2008, a 65 anni, mantenendo tale posizione fino al suo pensionamento. La sua fama è strettamente intrecciata a Taranto e all'epopea della sua città. È stato proprio lui, nel ruolo di procuratore capo della Procura Tarantina, a dirigere il team di magistrati nell'indagine sul reato di disastro ambientale imputato all'Ilva durante la gestione del gruppo industriale privato Riva. Se vuoi far conoscere la tua opinione per il caso di Avetrana, lascia un like e faccelo sapere in un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video.